Lascerò la parola a Fabio Rosito che oltre a essere un consulente per la sicurezza e schiacciare i tasti, schiacciare i tasti sul computer, è anche la persona a cui abbiamo affidato con il Safe tutta la parte scientifica e tecnica dei nostri eventi. Prego Fabio, schiaccio i tasti. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare vorrei riallacciarmi all'intervento dell'ingegner Testa. Leggendo la 45.001 c'è una frase che mi ha fulminato e dice che l'alta direzione deve individuare e eliminare le barriere con i lavoratori, alla partecipazione. Queste barriere, ne cita qualcuna, sono la mancata risposta agli input. Il lavoratore che mi dice guarda c'è un vetro rotto e dopo 3 mesi ancora lì rotto, le barriere linguistiche e cita le ritorsioni. Quante volte nelle aziende che abbiamo certificato 18.001 un lavoratore che mi dice no io non ti dico niente perché poi il preposto mi dice che sono il solito rompipalle. Ecco, la 45.001 su questa frase secondo me la dice lunga, dice che noi dobbiamo, se non arrivano segnalazioni dei lavoratori non dobbiamo dirci quanto siamo bravi, quanto siamo belli, ma forse c'è qualcosa che non sta funzionando e andare alla sorgente. Il mio intervento citerà alcuni punti della norma, ma soprattutto proveremo a darvi qualche informazione operativa, chiaramente citeremo come l'abbiamo pensata noi, ma voi prendetelo a esempio o inventatevi voi gli strumenti che preferite. Sapete cos'è questo? Chi ha un bambino tra i 3 e i 7 anni lo conosce. Bravissimo. Questo è Toodles. Toodles è un aggeggino che Topolino, prima di iniziare le sue avventure, genera. E come genera? Va a un computer e dice computer, devo fare questa missione, e il computer sputa fuori Toodles inglobando 4 strumenti di cui 3 noti e uno misterioso. Perché deve essere misterioso non lo sappiamo, ma forse un po' di suspense. Cosa fa quindi questo computer? Fa la pianificazione e dice a Topolino ti preparo affiancandoti questo Toodles che ti fornirà questi 4 strumentopoli che appariranno al momento opportuno. Quando lui incontrerà una difficoltà, apparirà sto Toodles in coro con i bambini collegati che diranno Toodles, appare questo aggeggio e Topolino e i suoi individuano qual è lo strumento adatto in quel momento e lo utilizzano. Naturalmente avete già capito perché cito questo, perché parliamo di strumenti. Strumenti che ci devono aiutare nella nostra avventura. La nostra avventura che è l'implementazione e soprattutto il mantenimento del nostro sistema di gestione. A me piaceva un sacco il ciclo di Demick versione 18.001, questa spirale che saliva, come a dire che l'organizzazione si eleva e si stringe, come a dire che stringo le maglie contro i rischi. Niente, visto che non si abbinava tanto bene probabilmente agli altri schemi, l'hanno appiattita e va bene. Però c'è una modifica sostanziale nel nostro ciclo di Demick, che abbiamo il nostro famoso PDCA e c'è ancora, ma hanno messo al centro una cosa: leadership e partecipazione dei lavoratori. Perché l'avranno messa lì al centro? Io me la sono immaginata come il motorino, cioè il PDCA è il funzionamento, pianificazione, faccio, controllo e reagisco. E tutto questo funziona solo se il motorino interno, la leadership e la partecipazione dei lavoratori girano. Se no questo ciclo di Demick è una ruota ferma. Non so se l'ho interpretata bene, lo chiederemo magari agli esperti, però immagino che si siano anche loro immaginati una cosa del genere. Entriamo nel merito, e nel merito in alcuni punti. Allora, chiaramente la norma è piena di punti, come dire, un po' metafisici, ecco, quindi l'organizzazione deve impegnarsi a, che voi lo leggete e dite ok,
mi impegno, però che ci devo fare? Dice, ma per adesso niente, ti dico solo che quella è una linea che devi seguire. Invece c'è tutta una serie di punti dove effettivamente possiamo incominciare a cantare o doodle e viene fuori un oggetto che può contenere qualcosa che ci può aiutare. Il primo punto è ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione. Il punto dice che l'organizzazione deve assicurare che le responsabilità e le autorità siano assegnate, comunicate e mantenute come formazioni documentali. Quindi assegnate. Uno dei principali problemi che trovo nelle aziende, quando parliamo di 18.001, che parleremo di 45.001, è che l'idea è sempre il datore di lavoro che mi dice no, non me la sento di caricare su i miei collaboratori delle responsabilità. Non dire niente, io rispondo di tutto. Ecco, questo è il miglior modo per non far funzionare il sistema. Perché una sola persona che cerca di far girare questa azienda può andare bene fino a un certo numero, ma quando raggiungiamo certi livelli c'è poco da fare. Ci va una distribuzione a cascata. La 18.001 addirittura parlava di delegare, la 45.001 questo termine non lo usa più, però mi dice che le autorità devono essere assegnate. Assegnare le responsabilità e le autorità, noi lo possiamo leggere come anche solo assegnare i compiti, è chiaro che con in mente l'articolo 16 delega di funzioni, ogni tanto magari ci starebbe pure, cioè poter dire a una persona guarda, fino ad ora tu hai fatto, hai operato bene, però io come dire ti ho sempre dato l'avallo, mi fido di te, non ho tempo più di darti l'avallo, delega di funzioni, in bocca al lupo, questi sono i soldi, scegli tu. Okay. Vanno comunicate, se a sti poveracci non gli dico che mi aspetto questo da loro, giustamente la cosa non funziona. Voi mi direte, sì vabbè ma tanto la nomina non è obbligatoria perché c'è l'articolo 299, esercizio di fatto dei poteri, per cui anche se non ti nomino, tu lo sei, e ho capito, però per il mio sistema di gestione mica funziona. I preposti di fatto non piacciono alla 45.001, io devo dire, guarda che tu sei preposto, guarda che mi devi controllare i lavoratori, se no glielo dico, lo poveraccio magari lo fa, perché qualcuno gliel'ha detto, oppure no. E vanno mantenute come informazioni documentate. Sapete che l'high-level structure, quindi su una 9.001 e 14.001, ha tolto la parola procedure documentate, ha tolto registrazioni e le ha trasformate indicativamente in informazioni documentate. Notate, non si parla di informazioni documentate cartacee, firmate in originale, con scene del genere. Si parla di documenti. Il documento può essere anche un documento informatico, può essere anche una piattaforma informatica, cioè una schermata di un'applicazione e un documento. Questo è come l'abbiamo pensata noi. Noi l'abbiamo pensata che all'interno del nostro sistema di Unsafe inseriamo chi è il datore di lavoro, chi sono i dirigenti, chi sono i preposti, genero altri ruoli e li assegno, e in questo modo li ho documentati. Chiaramente alla documentazione corrisponde una conseguenza. Un preposto, se lo individuo come preposto, gli devo anche spiegare cosa deve fare. Quindi una lettera, non volete chiamarla di nomina, di informazione, e il corso di formazione conseguente. Attraverso questo sistema noi riusciamo a dire, prima di tutto, se le figure obbligatorie ci sono o non ci sono. Quante volte può capitare che magari un'azienda non abbia individuato i preposti, allora esistono anche situazioni in cui non esistono, in cui non ci sono, ma magari me lo devo chiedere. L'altro problema che spesso le organizzazioni hanno è chiedersi se l'organizzazione che si sono dati è sufficiente, quindi se ha un numero adeguato. Pensate incaricati antincendio e primo soccorso, è vero che nessuno mi dice quanti devono essere, probabilmente io però qualche ragionamento lo faccio ed è meglio che magari un numerino me lo dica, in modo che ci sia qualcuno che ogni tanto mi dica guarda stai un po' lì sulla soglia. Perché? Perché gli incaricati antincendio vanno e vengono, sono dei lavoratori, possono andare via, possono andare in aspettativa, possono cambiare mansione, possono declinare dal loro ruolo. Quindi che la persona sia anche in forza, avere uno storico. Classico esempio, malattia professionale sviluppata nel corso degli anni. Dico al medico competente, guarda che adesso c'è una malattia professionale, ho capito, ma io ho preso la nomina 6 mesi fa,
devi andare a prendere i medici precedenti, magari questo ha lavorato da noi 4-5 anni, vai a recuperare chi era il medico. Sì, sì, guardi, c'è il dossier con le visite mediche, vediamo un po'. Attraverso un sistema magari del genere io posso ottenere lo storico, quindi mi vado a vedere chi era, e cerco anche l'RSPP, così incomincia a cagarsi un po' sotto anche lui, e avere l'archivio delle rispettive nomine. Quindi abbiamo sempre il problema, ho le nomine, ho il mio dossierino, dove è finito il dossierino non lo so, e faccio rifirmare le nomine. Sì, con l'altro con cui ho litigato che mi dice no, adesso non te la rifirmo. L'archivio la metto online. Perché? Perché così al momento opportuno, mentre sto facendo il giro, controllo, ma qui in reparto chi ho come incaricati? Questi. Guardo, ah, non c'è ancora la lettera di nomina, vabbè, la preparo, mentre sono in reparto gliela faccio firmare, con la macchina fotografica del cellulare gli faccio la foto e me lo carico online. Questo perché appunto ho Tudos, ho bisogno che compaia lì dove mi serve, quando mi serve. Azioni per affrontare rischi e opportunità. All'interno, chiaramente, della 45.001 si parla di azioni, cioè di interventi finalizzati al miglioramento. Da dove derivano le azioni? Da un sacco di punti diversi del sistema. Il primo che ci viene in mente è il programma di miglioramento del documento di valutazione rischi. Sapete che è un obbligo, l'articolo 28 dice che ci deve essere un piano di miglioramento che prevederà delle azioni che dovranno andare a finire nel mio calderone della to-do list. Poi ho le azioni derivanti dai rischi organizzativi. Quindi mi chiedo, ad esempio, se il prossimo giro mi tolgono la certificazione perché ho tolto un po' di risorse al funzionamento del sistema, che succede? Guarda, niente, come no? Guarda, io ho partecipato a delle gare d'appalto che me lo richiedevano. Se io lo perdo, potrei anche mettere in gioco o il rinnovo dell'appalto, addirittura la permanenza dei requisiti. Quindi ributtaci dentro le risorse, perché se no perdi quell'appalto. Abbiamo le azioni decise durante il monitoraggio, quindi abbiamo i nostri indicatori, questi indicatori vanno un po' a farsi friggere, allora dice, fermo, prima di dare completamente il giro adotto delle misure, quindi ho il mio indicatore che sta andando un po' malino, intervengo. Abbiamo le azioni derivanti dagli obblighi normativi. Io faccio sempre esempio, immaginate l'azienda che fa il budget 2012 per la sicurezza, quindi si incontrano a novembre 2011, l'RSPP fa, ah, guarda, ho fatto un bel budget, ho pensato a tutta una serie di programmi di formazione su alcuni temi specifici, quali lo sversamento dei prodotti chimici, ah che bello, sì sì, quanto hai bisogno? Ma non so, un 3.000 euro basteranno. Il 21 dicembre esce l'accordo Stato-Regione sulla formazione che mi dice, magari se sono un'industria, che tutti i neoassunti dell'anno dopo faranno 16 ore di corso. Oh, porca miseria, ma io a budget avevo messo le mie classiche 2 ore. Adesso devo rivedere completamente il budget. Quindi quelle azioni che mi ero pianificato le devo rivedere inserendo azione, formazione ai neoassunti, 16 ore. Quindi quel famoso corso sversamenti passa in cavalleria, perché devo spostare una serie di risorse su un'attività che non era prevista. Oppure l'accordo Stato-Regioni sulle attrezzature. Mi ha dato un anno di tempo, però mi ha cambiato un po' le carte in tavola, devo rivedere un po' tutto. E le azioni pianificate per il funzionamento del sistema. Il piano di audit, ad esempio. I piani, non so, anche di monitoraggio. Quindi ogni 3 mesi voglio fare il controllo dei miei indicatori. Ecco, tutto questo va a finire in un enorme calderone. Qual è il problema di adesso? È che spesso noi facciamo, invece che un calderone, tante pentole. O le azioni conseguenti alle non conformità, che sono da una parte. O le azioni conseguenti alla valutazione dei rischi, che sono da un'altra parte. O le azioni ambientali, che sono da un'altra parte. No, devo avere un elenco. Lo guardo, mi viene male a vedere la lista, ma almeno so dove gestirlo, so dove andare a vedere e so quanto sto andando bene o male. Eccolo qua, una to-do list molto semplice, con una scadenza, dei responsabili, delle risorse assegnate e uno scadenzario. Ecco, questa è la singola azione, quindi abbiamo in questo caso un esempio di azione derivante da una valutazione del rischio.
quindi valuto il rischio, dalla valutazione del rischio mi rimane un rischio residuo che mi rimanda a qualcosa di più che potevo fare, quel qualcosa di più mi diventa il mio piano di miglioramento. Quel piano di miglioramento mi va a finire nel calderone delle azioni. Le azioni le eseguo, quando rivedrò la valutazione dei rischi, cavolo, sta cosa è stata fatta. Con sorpresa in mondo, cioè, non so quanti di voi si vedono attuare le azioni del DVR, ah, perché c'era il piano di miglioramento. Sì, non è. E invece in questo modo viene incanalato tutto in un unico strumento che sia l'azienda che l'RSPP possono vedere operare. Requisiti legali. Non è cambiato nulla rispetto a 18.001, quindi facevamo schifo su questo tema con la 18.001, cerchiamo di non farlo così tanto sulla 45.001. Perché facciamo spesso schifo? Perché su questo tema, come al solito, l'abbiamo vista un po' all'italiana, quindi molto formali e poco funzionali. Io cosa mi trovo nelle aziende? L'elenco delle norme. Io dell'elenco delle norme non me ne faccio nulla. Io ho bisogno che tu mi dica quali sono gli obblighi. Vuoi dirmi da che norma deriva? Sì, ci sta, mi interessa, perché magari se la abrogano mi interessa cancellarla. Però il mio focus non è decreto legislativo 81. Il mio focus è nomina dell'RSPP. Quello è il requisito, non il decreto legislativo 81-2008. Anche perché si innestano una bella serie di problemi. La difficoltà quindi di avere una gestione di prescrizioni legali è legata a un numero di prescrizioni folle. Su tutti i temi siamo bravissimi a normare. Alta variabilità, cioè ci sono veramente dei cambiamenti, ma soprattutto il fatto che noi un vero testo unico non l'abbiamo mai avuto e continuiamo a non averlo. Un esempio. Sapete che quando si lavora in appalto i lavoratori devono esporre un tesserino, non so se lo sapete, però quando lavoro a casa di altri devo mettere un tesserino. Se c'è qualche esperto, cosa deve contenere il tesserino? Generalità, anche lì, cos'è? La data di nascita è assodata, il luogo di nascita chi sì, chi no, va bene, generalità, la foto, perché sennò non mi fido poi tanto, almeno apro la carta d'identità, quando vieni in azienda, aspetta, ok, sei proprio tu. L'indicazione del datore di lavoro. Autorizzazione a subappalto e poi hanno inserito un elemento, la data di assunzione. E voi direte, ah beh, dove la trovo? L'articolo 18,1, lettera U, dove c'è il tesserino. Nella legge 13 agosto 2010, piano straordinario contro le mafie. Oh, porca di una miseria. Oh, miseria. Ma che ci sta a fare? Articolo 5, la tessera di riconoscimento di quell'articolo 18,1 dell'81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Cioè, ma qui c'è da diventare pazzi. Ma abbiamo pensato anche a questo. Abbiamo pensato anche a questo attraverso uno strumento che è appunto il database delle prescrizioni legali. Cioè l'idea qual è? L'idea è di avere un database, volete usare il nostro, fatelo voi, non importa questo, è avere un corpo centrale dove ci sono le prescrizioni. La prescrizione è, ad esempio, fornire tesserino di riconoscimento. Il titolo è, nell'ambito dello svolgimento, il personale occupato su subappaltatrice deve essere munito. Voi direte, ah, ma non c'è scritto che deve essere esposto. Quella non è una prescrizione legale tanto per noi quanto per il lavoratore, quindi avrò nel preposto la vigilanza su questo, ma a livello di prescrizione legale per me c'è prima di tutto la fornitura, ok? E i contenuti. Volete, se siete bravi, avete tempo, lo fate voi. Se no, allora, questo è un lavoro che è iniziato a fine dell'anno passato, fine di un anno e mezzo fa. A fine di un anno e mezzo fa ho estratto dal decreto legislativo 81-2008 480 prescrizioni legali.
su 306 articoli sono riusciti a fare 480 prescrizioni legali, e contiamo che l'81 è pieno di articoli istituzionali, cioè fino all'articolo 15 per l'azienda non c'è quasi nulla. Ecco, beh, sono riusciti a creare. Competenza, elemento importantissimo. Abbiamo già detto il mio predecessore che non c'è la formazione, è vero, si parla di competenza, cioè un all inclusive, formazione, informazione. Differenza da 18.001 pressoché nulla, perché mi dice quello che diceva 18.001. Passo 1, definire le competenze necessarie, ovvero io i miei profili professionali, chiamate le mansioni, chiamate i ruoli, quello che volete, ho il mio file Excel dove ho profili, profilo professionale, impiegato, corsi necessari, competenze necessarie anzi. Uno, vabbè, dal punto di vista della sicurezza, modulo generale, modulo specifico, corso aggiuntivo sull'uso dei videoterminali, perché voglio fare agli impiegati un qualcosa di ancora più particolareggiato oltre al modulo specifico dedicato ai videoterminali. Quindi mi apro la mia scheda della mansione e ci aggiungo le competenze. Ripeto, questo è il nostro, pensatelo anche voi, anche con file Excel o quello che volete. Fatto questo, cosa succede? Che ho il passo 2. L'organizzazione deve assicurare che i lavoratori siano competenti. Cioè, prendo il lavoratore, gli aggancio, gli affianco la mansione mi dice, chi fa questa mansione deve avere queste competenze. Fabio ha questa, ma questa gli manca, attivati per erogare quella formazione che manca. La 45.001 di tutto questo mi richiede informazioni documentate. Quindi non basta dire, ma sì, allora gli impiegati devono avere generale specifica. Sì, dove hai questa informazione che devono avere questa? Ah vabbè, ma si sa, sì, capisco, ma hanno mantenute le informazioni documentate sia delle competenze, gli attestati, i registri, quello che volete. Per chi usa Unsafe gli attestati sono nella scheda lavoratore, quindi dal cellulare lo clicco e ci sono degli auditor qua, a parte, ecco, tappate l'orecchio un attimo, fa un figurone per un semplice motivo. Allora, si fa il giro nei reparti o nei cantieri se attività esterne, gli auditor si segna sempre il nome della persona con cui ha parlato per poi andare a vedere in azienda gli attestati. Allora, lo fermo e fa, scusa, ha bisogno, ma sì, mi segno il nome, guardi, non le faccio perdere tempo, cellulare www.unsafe.it, lì, ah certo, è questo, guardi, qua c'è l'attestato, vabbè, allora a posto. Quindi torna poi al tavolo, dice, vabbè, la formazione l'abbiamo vista, sì, l'abbiamo vista, poi in verità abbiamo, come dire, mostrato la punta dell'iceberg quando magari sotto l'acqua l'iceberg manco c'era, però ha funzionato. Chiaro, l'azienda molto spesso mi dicono, ma lui mi dice che manca tutte queste cose, non mi piace che me lo dica, e non ti piacerà che te lo dica, però ti mancano, è meglio saperlo che far finta che vada tutto bene. Per ogni persona, quindi, la 45.001 mi dice, hai definito i requisiti di mansione o di ruolo, ti sei detto che formazione ha tizio, definisci cosa gli manca, quindi avrò delle cose che ha, dei corsi che ha, ma sono scaduti, dei corsi che gli mancano. Questo è un po' l'iter che dovete seguire. Banale a voce, ma vi assicuro che da gestire non è facile. Si fa assolutamente con un file di Excel, ma non è del tutto banale. Però in qualche modo bisogna inventarsi uno strumento che lo faccia. Informazioni documentate, niente di nuovo, i documenti devono essere gestiti, quindi la creazione deve essere fatta da certi soggetti, deve essere autorizzato, deve essere autorizzato per un motivo, perché se tutti fanno i documenti che gli servono, alla fine uno è un bailame e due continuiamo a fare gli stessi errori. Faccio un esempio, in un'azienda arriva il tecnico collaudatore e fa, mi sono fatto io una tabella per il collaudo dei pezzi, faccio, ma c'era l'altra, non mi ricordavo più, me la sono fatta, intanto funziona bene lo stesso, la guardo e faccio,
Allora, hai fatto un ottimo lavoro. Hai presente questa colonna che hai messo qui? C'era nel modulo che usavamo 4 anni fa. Il più delle volte non veniva compilata perché tanto era un parametro inutile e quindi l'abbiamo tolto. E lui fa, effettivamente non la compilo mai neanch'io. Abbiamo sprecato tempo. Perché tu hai riproposto una situazione che già avevamo vissuto, semplicemente tu non era nella tua esperienza e quindi no. Quindi l'idea che i documenti siano approvati ha questa funzione, di non perdere tempo nel rifare le stesse cose. Gestione degli aggiornamenti, archiviazione e preservazione, quante volte si girano per i reparti a recuperare i moduli obsoleti. Mi ricordo i primi sistemi col timbro obsoleto. Prendilo e buttalo via, ma perché devi mettere il timbro obsoleto? Noi l'abbiamo pensato un po' diverso. Noi abbiamo pensato che ormai i sistemi informatici sono diffusi, il mezzo informatico è uno dei pochi modi che ci garantisce, uno, la conservazione dei documenti. Il file, in via generale, non degrada come un foglio di carta. Il file è accessibile dove mi serve, essendo un prodotto in cloud, lo uso dal cellulare. Se un file lo aggiorno, archivio quello vecchio e metto quello nuovo. Chiaro che se continuo ad avere in reparto gente che si stampa le 100 copie, continuerò ad avere un sacco di problemi. Ma se io convinco le persone a usare sempre di più uno strumento informatico, o se devono stampare un documento, stamparlo solo al momento in cui gli serve, probabilmente il processo si semplifica in maniera importante. Gestione del cambiamento. Nuovi prodotti. Quante volte si va in azienda e si trovano prodotti completamente nuovi con rischio chimico che è rimasto indietro almeno di 2 o 3 generazioni. Cioè no, guarda, prima di cambiare un prodotto dimmelo, ma non dirmelo perché sono gelato, no, perché magari quel prodotto che ti fa risparmiare 1 euro ti obbliga a comprarti guantazzi pesanti, a darne uno per persona e alla fine il tuo guadagno evapora alla velocità della luce, o peggio devi pure mettere aspiratori e cose del genere. Gli do un occhio, ti dico guarda è uguale a prima oppure meglio di prima, siamo tutti più felici. Questo è il gestione del cambiamento. Tra l'altro il rischio chimico è l'unico rischio il cui documento va aggiornato prima della modifica. Particolarità della valutazione del rischio chimico, che sul documento chi se frega, però la valutazione ha senso che venga fatta prima della modifica. Nuovi servizi, nuovi prodotti che vogliamo creare. Sì, aspetta, ragioniamo, fammi valutare le conseguenze. La forza lavoro, quindi assunzioni e dimissioni, si fa in fretta ad assumere e licenziare. È una parola grossa, però cioè, sì, diciamo che il problema qual è? Che poi io il giorno dopo mi ritrovo delle persone a cui devo rifare, cioè, devo fare certi corsi, magari con tempi di contratto brevissimi. Cioè, mi sono visto dei magazzinieri assunti per 2 mesi. Faccio, va bene, tutto lecito, però un magazziniere che mi usa il muletto gli devi fare 12 ore di corso per 2 mesi di contratto, speriamo che vi piacciate, perché se no avete buttato all'aria 12 ore, che non è tanto il costo docenza, è che io una più persone ce l'ho per 12 ore a fare quello. E in questo paese la formazione la si paga ed è in orario di lavoro, quindi non possiamo neanche sfruttarlo. Cambiamenti dei requisiti legali, quando ci cambiano le carte in tavola è un pasticcio, dobbiamo rivedere spesso le procedure. Pensate già solo alla denuncia di infortunio. Io ho avuto dei casi di delirio di massa e adesso come faremo? È 20 anni che facciamo quel modulo, adesso online. E una responsabile personale che mi fa, ah Fabio, la tua procedura gestione eventi incidentali fa schifo. Sicuramente sì, ma perché? Perché non spiega come si usa la piattaforma INEL per fare la denuncia. E che te lo devo dire io. Al che, vabbè. Cosa vado? Vado sul sito INEL, cosa c'è? La guida. Prendo il PDF, faccio lo screenshot delle pagine
la metto nella mia procedura, la ristampo e la ridò, adesso sì che va bene, però almeno è stato un lavoro semplice e veloce. Appaltatori, ecco, questa sì è una bella modifica della 45.001. I controlli operativi erano un cantuccio, il 446, poche righe sotto il quale si celava un mondo, perché il 90% del mio sistema, di sistema non inteso sistema gestionale, ma sistema complessivo, erano i 446 controlli operativi. Adesso è diventato un punto unico, e la parte degli appaltatori e dell'approvvigionamento, che è il tema anche di oggi, è stato decisamente esploso. Hanno creato praticamente tre punti. Il primo punto, che si applica a tutti, e a tutti i casi di appalto o sourcing, qualsiasi volta che voi date da fare qualcosa a qualcun altro, che sostanzialmente parla della qualifica. Quindi io devo in qualche modo definire i criteri che i miei appaltatori, a qualsiasi titolo, compresi i fornitori, facciano qualcosa per me, gli devo in qualche modo definire io i criteri per valutarli. Il punto 2 parla di appaltatori. Nella nostra legislazione appaltatore è praticamente chiunque fa per noi un lavoro a fronte di un pagamento. Voi leggete il punto appaltatori, se non ricordo male prendetelo con le pinze, dovrebbe essere l'812, parlando di interferenze. Uno legge quel punto e si mette a fare una gran risata. Noi anni che facciamo questo, si chiama dunque. Quindi leggete quel punto e vi renderete conto che oggettivamente nulla di nuovo. Il terzo punto è l'outsourcing, cioè tutte quelle attività, quei processi miei che io do da fare a qualcun altro. Ecco, lì non si parla più di rischi lavorativi. Se l'outsourcing prevede un'interferenza, la gestisco col punto 812. Se invece non ce l'ha, ho il mio 8.1.3 che mi dice: beh, controlla che questo non faccia cavolate e soprattutto si comporti bene. Perché? Perché la 45.001, come ha detto giustamente Ingegner Testa, non permette la terziarizzazione del rischio. Non esiste più. Cioè, una cosa del genere. Ci va a chiedere, mi ha dato alla boita la dichiarazione. Beh, andiamo a vederla. Andiamo a vederla. Non è che adesso giochiamo così, no? Quindi la terziarizzazione del rischio non è più accettabile. Come l'abbiamo pensata noi? L'abbiamo pensata attraverso il tema della condivisione. Quindi appaltatore, vuoi lavorare con me? Benissimo, diamoci una mano. Gli elementi su cui io ti devo andare a controllare, un po' per obbligo di legge, l'articolo 26 in verità dice poco, dice misura camerale, certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione, però poi c'ho l'allegato 17, che è vero che parla di cantieri, però mi diventa dura far finta che non esista anche negli appalti normali. Ecco che allora io ti dico: senti, io ti condivido la tua azienda, ti creo l'azienda e la condivido con te, caricami lì tutti i tuoi documenti, il programma ti dirà cosa c'è, cosa manca, dammi una mano, lavoriamoci insieme, se scade qualcosa lo dici a me, lo dici a te, senti, perché sennò qua diventa un bagno di sangue e io all'ufficio acquisti non posso neanche chiedere di stare dietro a questo livello alle scadenze. Quindi se vedo che il tuo DURC è scaduto, con questo sistema lo vedo io, lo vedi tu, vuol dire che tu te ne sei fregato e comincia a piacermi un po' poco. E come me lo dice? Ce lo dice attraverso la pagina dei controlli. La pagina dei controlli è un sistema automatico di Unsafe che controlla gli adempimenti, mi dice i controlli, gli adempimenti non rispettati, mi dice gli adempimenti scaduti e mi dice anche gli adempimenti che sono lì per scadere. Dice: guarda, non è rosso, è giallo. Questa check viene inviata ogni primo e 15 del mese. Mio mio, che altro devo fare per farmi dare una mano da te? Ok? Super velocissimo. Valutazione della conformità dice: ok, mi hai fatto l'elenco delle prescrizioni legali, le stai rispettando. Quindi, come diceva la 18.001, periodicamente devo controllare di rispettare le prescrizioni. Mi prendo la prescrizione e dico: oggi la sto rispettando in questo modo. Incidenti. Sparisce il punto relativo agli incidenti, agli eventi OHS, come li chiamava la 18.001. E fanno una cosa intelligentissima.
diventa una non conformità. Per chi aveva letto a 18.001, leggeva il punto sugli eventi, leggeva i punti sulla non conformità e fa, vabbè, perché devo avere due gestioni diverse? Dicono la stessa cosa. Se capita un incidente, una non conformità, devo indagare le cause e adottare, trattarle, quindi eliminare le conseguenze, trattare le conseguenze e individuare eventuali azioni correttive, come per gli altri schemi spariscono le azioni preventive. Anche noi abbiamo pensato a un sistema di gestione delle non conformità, anche qui utilizzabile dal cellulare, quindi gli RSPP che già lo usano apprezzano molto il fatto che vanno in giro per l'azienda, vedono un estintore non controllato, aprono il cellulare, cercano estintore non controllato, seleziono immagine, fotocamera, faccio la foto, automaticamente viene archiviato, il cliente che ce l'ha in condivisione incomincia a ricevere l'avviso, guarda che hai anche questa anomalia. Non la metti a posto, ti vengono a fare la multa, che diavolo altro devo fare? Te l'ho detto, te l'ho scritto, I'm safe, ti ha mandato un'email ogni primo e 15 del mese. Tutto questo per dire, Otudos c'è, quindi non c'è bisogno che vi mettiate lì a invocarlo, si chiama Unsafe, www.unsafe.it, registratevi. Grazie. Grazie all'ingegner Rosini.